Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Mr. Mario e ci siamo qui con le 15 cose che forse non avevate notato nelle bizzarre avventure di JoJo. Prima di cominciare, questo video conterrà spoiler sulle parti dalla prima alla quinta e un lieve spoiler sull'ottava, che però non ha a che vedere con la trama principale. Quindi, se non avete ancora letto JoJolion, potete comunque vedere il video senza problemi. Se non avete ancora visto le prime 5 parti, vi consiglio di farlo prima di guardare questo video. Detto questo, possiamo iniziare. Numero 1. Tompetti evita di stringere la mano a Jonathan non perché la stretta di mano non rispetti la sua cultura, ma perché essendo Jonathan un utilizzatore delle onde energetiche, stringendogli la mano avrebbe visto il suo futuro e non ne voleva essere condizionato. Numero 2. Nella vetrata della chiesa nella quale Jonathan ed Erinia si sposano, è raffigurato un volto con delle mani attorno, il che è un chiaro riferimento a Star Platinum in posa insieme a Jotaro. Numero 3. La cassa nella quale si rifugia Irina per scampare all'esplosione della nave alla fine di Phantom Blood è la stessa nella quale in Stardust Crusaders Dio si è rifugiato per 100 anni. Numero 4. Joseph, in un flashback di Battle Tendency, legge Bao, un'altra opera di Araki che ha ispirato in parte le bizzarre avventure di JoJo, anche se nel manga leggeva un fumetto di Superman. Numero 5. Dopo la morte di William Zeppeli, Speedwagon ha conservato il suo cappello, per poi darlo in eredità a Caesar. E lo vediamo indossarlo alla sua prima apparizione. Numero 6. Dio ha perso la battaglia finale non perché Jotaro ha scatenato la sua rabbia, ma perché la sua parte sinistra era ancora debole e non si era adattata completamente al corpo, come ha detto lui stesso a All Horse. Il motivo della vittoria di Jotaro è che è riuscito a colpire Dio nella sua parte sinistra, che infatti è l'unica a venire distrutta. Numero 7. Nell'ending Last Train Home, Kakyoin legge un libro chiamato Golden Wind, un piccolo richiamo alla parte 5 che solo gli occhi più aguzzi sono riusciti a notare. Numero 8. Josuke non viene mai chiamato JoJo, spezzando un po' la tradizione della serie, ma in verità il suo nome vuol dire a tutti gli effetti JoJo. Infatti, viene chiamato così dai bulli perché il kanji di Suke può essere anche letto come Jo. Numero 9. In Diamond is Unbreakable, Kira può essere visto molto prima della sua vera prima apparizione, nascosto in Bella Vista. Lo si può vedere nel 12° episodio mentre aspetta i mezzi pubblici, lo si vede alla fine dell'opening chase, anche se nascosto, e lo si vede per qualche frangente persino in Crazy Noisy Bizarre Town. Sin dall'inizio, quindi, Kira è stato davanti a noi, ma ancora non potevamo riconoscerlo. Numero 10. Kira, nella sua prima apparizione, ha un contatto ravvicinato con i protagonisti, rischiando quasi di investire Koichi con la sua auto. La cosa strana, però, è che pur avendo una macchina, prende lo stesso i mezzi pubblici. Il motivo di questa abitudine è che sui mezzi è più facile per lui trovare nuove vittime. Numero 11. In tutte le OVA di Così parlò anche Shibe, Josuke, nei casi in cui appare, non viene mai mostrato in volto, né parla, né viene mai fatto il suo nome, a raffigurare l'odio di Rohan per lui con la seguente esclusione dalle sue storie. Numero 12. Nell'OVA Il Confessionale, Koichi chiede a Rohan di scrivere dentro di lui Parlo italiano. Questo perché di lì a poco sarebbe andato in Italia per conto di Jotaro a cercare giorno, come vediamo all'inizio di Vento Aureo. Numero 13. Vento Aureo, anche se dura tanto quanto Diamond is Unbreakable, si è svolto nell'arco di circa 8 giorni, nei quali giorno è passato da essere uno sconosciuto ad essere il boss di passione. Inoltre, in fattori di tempo, Vento Aureo è l'avventura più corta di tutte. Numero 14. Coloro incaricati da Diavolo di uccidere Gelato e Sorbet, sebbene non venga mai fatto il loro nome, sono chiaramente Cioccolata e Secco. Infatti, possiamo vedere la sagoma di cioccolata con la mannaia che ha usato per fare a pezzi Sorbet, mentre nel retro si può distinguere l'ombra di Secco con in mano la videocamera intento a riprendere gli omicidi. Numero 15. In JoJolion ci sono vari richiami alle parti precedenti, come lo stemma della città che ricalca quello di Diamond is Unbreakable, anche se leggermente diverso. Oppure il negozio Ouzon, che è presente anche nella parte 4. In più, si può vedere un uomo che disegna Crazy Diamond per terra con dei pastelli a cera. E infine, un negozio nel quale entrano Josuke e Yashuo espone vari cappelli, tra i quali troviamo quelli di Jotaro, Gyro, Johnny, Emporio e persino quello di All Horse. Bene ragazzi, queste erano le 15 cose che forse non avevate notato nelle bizzarre avventure di JoJo. Se anche voi avete notato cose che sfuggono alle prime visioni, commentatelo qua sotto. Vi ricordo che a breve ci sarà un evento incentrato sull'anime di JoJo, dove potrebbe finalmente essere annunciato Stone Ocean, quindi andate a seguirlo il 4 aprile nel link qua sotto. Detto questo, il video è terminato.
Se vi è piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!